Siamo in piena atmosfera carnevalesca e quindi anche la nostra trasmissione di stasera è dedicata all'allegria che porta Burlamacco con tutto il suo seguito e con tutta la sua corte. Buonasera ai nostri ascoltatori, bentrovati a questo appuntamento di botta e risposta. Chi sono i nostri ospiti? Il Carnevale per eccellenza è una delle più importanti associazioni che si occupa, in modo particolare, grazie alle iniziative che porta avanti, delle persone meno fortunate. Accanto a me Lora Santini, regista della compagnia teatrale Burlamacco 81, super impegnata in questo periodo nella compilazione di una canzonetta sui generis, molto molto particolare, lo scopriremo nel corso della nostra puntata. Accanto a Lora Santini, il presidente dei Lions Viareggio Versilia Host, Nanni Fausto, che ringrazio Nanni per essere il nostro ospite stasera e per portare nella nostra trasmissione la testimonianza dell'importante lavoro che voi fate sul nostro territorio. Allora, la prima domanda la faccio proprio al presidente dei Lions. Come nasce intanto l'idea di confezionare uno spettacolo avvalendosi della collaborazione della compagnia Burlamacco Ecco, 81? è successo questo. Dunque, intanto diciamo cos'è il Lions, se no non si capisce come ci siamo arrivati. I club Lions sono sparsi in tutto il mondo e tutti insieme formano il Lions Club International, che è la più grande associazione di servizio, di assistenza, di aiuto che ci sia sulla Terra, tanto che ha un seggio all'ONU e che fa grosse campagne, naturalmente a livello mondiale, dunque interviene nelle zone dove ci sono state delle calamità naturali, fa grandi campagne contro la malaria, contro il diabete, contro il morbillo, per la pace nel mondo, facciamo tutti gli anni un concorso, posto per la pace nelle scuole, questo a livello internazionale, grazie chiaramente al sostegno di tutti i vari club che in qualche maniera danno a questa fondazione, a questa Lions International Foundation, che è quella che fa tutte queste cose, dei fondi all'uopo. I club locali fanno qualcosa di più piccolo, naturalmente, però sono molto Importante. vicini al territorio. Il Lions Club Viareggio Versilia Host, che è quello che io quest'anno presiedo, ogni anno cambia il presidente, praticamente è presente sul territorio di Viareggio della Versilia da più di 60 anni, è il più vecchio tra i club della zona, e è sempre stato molto vicino al territorio e ha fatto grandi servizi tutti questi anni, sia nel campo sociale che nel campo sanitario, che nel campo della scuola, che nel campo della cultura. Non poteva non pensare anche, ad esempio, al carnevale, naturalmente alle tradizioni viareggine e alla salvaguardia di queste tradizioni. Per cui quando tramite il nostro amico socio Max Migliori avevamo saputo che la canzonetta aveva un momento di stanchezza, che c'era qualche problema, stavano discutendo quante serate fare, se farle, come farle. E io mi sono fatto avanti con il club, parlando con te, parlando Meccheri. con Meccheri, parlando con Laura Santini, e abbiamo pensato appunto di intervenire prendendo in mano la cosa, cercando di pubblicizzarla il più possibile tra i nostri soci nella città, in tutte le associazioni con le quali siamo collegati, naturalmente. Per riuscire naturalmente a portare avanti questa tradizione viareggina importante e nello stesso tempo, essendo questa volta tutta a fine benefico, riuscire anche a raccogliere dei fondi che verranno tolte le spese, tutti spesi in beneficenza. Ti interrompo qua perché poi voglio sapere ancora altre cose. Allora, il testimone è subito passato nelle mani della nostra regista, nostra perché anch'io sono uno dei soci fondatori della Burlamacco 81, nelle mani della nostra regista Lora Santini. Come si intitola lo spettacolo di quest'anno, prima di Sorrisi tutto? di Carnevale Che va in scena? va in scena il 15, il prossimo giovedì, il 15 di febbraio,
al Teatro Politeama di Viareggio. Con inizio alle 21.30, come sempre. Di consuetudine. E prima di parlare che cosa hai scelto a livello di scenette, io volevo parlare anche di un'altra importante iniziativa. Abbiamo detto Carnevale non è soltanto a Viareggio, è in tutto il territorio versiliese. E si è appena concluso a Pietrasanta, al Teatro Comunale, una tre giorni, se non sbaglio, quattro giorni, presentati dal nostro collega Federico Conti, dello Sprocco, ovvero si sceglieva la canzone più bella delle varie contrade e si premiava anche la scenetta migliore delle contrade. Io con questa gentile signora Laura Santini abbiamo portato un momento d'allegria nella parte finale della serata del sabato, l'ultima, per consentire alla giuria di preparare le schede e votare. E allora ce lo vediamo questo pezzettino qui che abbiamo fatto insieme? E vediamolo. Vai regia. Ragazzi, che giornata è stata quella di oggi, roba da matti, quello che non ho faticato in campo con queste lezioni da golf, non ne posso più. Finalmente ora, 12:20, vado a casa io e mi riposo, mi metto la televisione e mi sdraio, sempre che non ci sia qualcuno che mi rompa le scatole. Detto fatto, pronto! Oh, buonasera, come va? Ma il commissario che mi chiama, dottor Stelo. Ma ti chiama proprio in questo momento, che è successo? Una lezione di golf ora? Ma no, gli dica alla signora che venga domattina. No, domattina. Ci tiene così tanto, dottore? Sicuro? Lo sa che se ci sono di mezzo delle signore io sono sempre gentilissimo e poi un favore a lei lo faccio sempre volentieri. Poi soprattutto, dottore, se merita, lei capisce, vero? Ma quell'amo! Non merita. Allora intanto io non sono un uomo, chiaro? Non sono un uomo. E chi è? Come chi è? E chi è? Oddio, non sarà mio angaio, No, no. Angaio? No, io sono l'istruttore. L'ha detto lei che è angaio, ha detto io non sono un uomo. Ma te senti che roba, ragazzi, questo ascolti, qui, ragazzi. O lei. Mi dica, io signora, mi dica. Io sono venuta qui così perché tutte le mie amiche fanno il maglione, sì, no? Sì, ora ho visto scritto golf, dico vado a imparare a fare golf io, che... perché vuoi fare bella figura, capito? L'equipaggiamento, signora, l'equipaggiamento ce l'ha? E che è l'equipaggiamento? Ma come che è l'equipaggiamento? Signora, l'equipaggiamento è una mazza e due palle. E no, il mio marito non è potuto venire. Ma proprio che una mazza c'ha un chiodo. Su pallettine di semola. Ma però mi è messo male, che ci devo fare? Signora, se lei non ha l'attrezzatura vorrà dire che userà la mia. Ma uso la sua. Meno male il mio marito resta a casa. Oh Beppe! No! Io! La uso la sua, no? Ma certo che ce l'ha, Ma certo che ce l'ho, ma no, certo no, che no, ce l'ho. Il chiocciolino, Io? A berello così, mi pare. Certo che ce l'ho. Signora? La do. La piglio? No, non ha capito, io la do. E io la piglio? No, io mi chiamo Giuliana, la do. E io Francesco la piglio? No! Sì! Io la do e lei la piglia! Ha visto? Oddio! Che culo stamani, Che parolacce! Oh Beppe! No! Io la do, tu la piglia! Oh, siamo qui! Allora, intanto bisogna capire qual è il ferro da usare. Ma come... perché c'è anche da stirare, io non mi voglio stirare. Io l'ho venuta qui per imparare il golf. No, signora, io per ferro intendo la mazza. L'ha portata la mazza? No, o porto la mozza. Ce l'ho sempre dietro, combinazione. Se la tenga, signora, lei. Se la tengo. Se la tenga. Però io la do, lei la piglia. E non so. Ha detto lei, non mi ha detto e io le dico se la tenga. Se la tenga. Dicevo, io vorrei tornare per il momento alla mazza di ferro. Ma sta già la ruggine come quella del mio Beppe, La mazza di ferro, lui qui, Signora, guardiamo e soprattutto cerchiamo di chiarirci una volta per tutte, sì. D'accordo? Io, quando parlo di mazza, intendo l'attrezzo che colpisce la palla. E anch'io, che c'ha sempre l'alzabandiera, lei.
signora, io sto perdendo la pazienza con le aule. Io sto perdendo la pazienza con l'aula. Lei è pluriraccomandata, ma io sto perdendo la pazienza. Stia calma, sia chiaro, che dopo l'attrezzo va giù. Allora, ascolti, ascolti in silenzio. Intanto bisogna fare molta, molta attenzione alle acque occasionali. Ma perché c'è qualcuno che ce la fa addosso? Signora, scusi, le acque occasionali sono quei momentanei, temporanei ristagni di acqua. A lei li ristagni, io sono di pesci calenti, io la via. Signora. Mi faccia ridere perché ne ha dove. Oddio, oddio, oddio. Signora, signora. Mi ci faccia pensare. Venga qua, signora, l'obiettivo. Mi guardi, signora, ecco, mi guardi. La guardo. Lei è bella, mi guardi. Le volevo dire che l'obiettivo che deve avere il giocatore è quello di avvicinarsi il più possibile all'asta. Oddio, mamma. Per poi centrare la buca. Oh, Beppe, no! Oddio! Oddio, che caldanelle, vedi, non me l'aspettavo. Saranno 20 anni, saranno. Oddio, quell'amo. Signora. Oddio, La mazza. La mazza ce l'hai, ce mi ha inviato, sei io. Vabbè, lasciamo perdere, signora, lasciamo perdere e parliamo invece dell'address. Lo sa cos'è l'address? Se lo so. Oh, allora, forza, cos'è l'address, signora? L'address? E lo sanno tutti che è l'address. Appunto, lo dica allora, no? Qual è l'address? Tutte le mattine prima di alzarmi un goccino d'address e vado subito via pimpante. Ma non si vergogna? E che ho fatto? Ma lei pensa di prendermi in giro, ma non si vergogna? Non permettere mai. Ma lo sa che cos'è l'address almeno? Che? È l'indirizzo! Ah sì, venga prima delle 5, perché sennò rientrammi Beppe. Madonna, benedetta. Al bar, ci passa la giornata, alle 5 eri in casa. Allora, signora, guardi, attenzione a quello che le faccio vedere ora io. La posizione del golfista, ha capito? È la posizione del golfista, l'address. Quando con la mazza tira, ha capito? Questa è la posizione del golfista. A lei gli punta in terra, per quello c'è pieno di buche da tutte le parti, che così. Signora, ma lei no? Signora, tenga questa, ecco. Tenga la mazza e stia aperta. Ci siamo. Forza. Signora, aperta ma con le gambe chiuse. Signora, le ho detto che deve stare aperta. Signora, con le gambe chiuse! E come faccio a stare aperta con le gambe chiuse? Abbia pazienza, eh! E che c'è? Aperte ne vuole, chiuse nemmeno mi metta, buca ritta e se ne parla più! Ma per favore! Ma per favore! Dici, questa qui è una... Straordinaria, divertente, veramente, simpatica, allora, complimenti, veramente. Ecco, questa complimenti è una... Complimenti a te! No, complimenti no. A te! Quando il comico fa... No. Raggiunge il massimo, vuol dire che chi fa la spalla è più del comico. Sennò... Abbiamo detto allora che lo spettacolo andrà in scena giovedì prossimo al Teatro Politeama, il 15 di febbraio, inizia alle 21.30, grazie alla sensibilità dimostrata in questa circostanza dal Lions Club Viareggio Versilia Host, l'associazione Versilia in Bocca, presieduta da Antonio Mecri, e naturalmente la compagnia Burlamacco 81, che porterà lo spettacolo. Compagnia composta da Claudio Morganti, la cui presente Laura Santini, che firma anche la regia, poi Antonio Meccheri, Vincenzo Cagnolo, Ilaria Francesconi, Federica Folini, Silvia Pardini, Davide Denisco, con il contributo della scuola di danza di Beatrice Cinquini e della sua allieva ma anch'essa insegnante Camilla, e con Timothy Bresciani che è direttore di scena. Ora facciamo una breve pausa e poi riprenderemo subito con il presidente del Lions Club Viareggio Versilia Host per parlare appunto di questa iniziativa che ha come scopo finale quello di sostenere una iniziativa. Linea alla regia. Giovedì prossimo al Teatro Politeama di Viareggio va in scena la canzonetta, una canzonetta un po' particolare, quella di quest'anno, con la compagnia Burlamacco 81, con il contributo del Lions Club Viareggio Versilia Host e con il contributo anche dell'associazione Versilia in Bocca. Tante scenette divertentissime e comiche, visto che lo spettacolo è in fase di ultimazione, di preparazione e ultimazione proprio in queste ore, tanta, tanta musica, ma soprattutto veramente una serata di sano buon umore, e Dio sa quanto ce n'è bisogno in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando, in modo particolare con la politica che ci toglie
ogni momento i sogni che custodiamo e che accarezziamo tutta la politica nel nostro cassetto, che promette, 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 e poi sappiamo che delle tante promesse, ben poche, ahimè, vengono realizzate. Allora, Presidente, torniamo a parlare del scopo di questa iniziativa. Certo, lo scopo è il service più importante dell'annata, della mia annata di quest'anno, perché noi durante l'annata il Presidente, il Consiglio, tutti i soci, si fa un programma, decidiamo che cosa impostare, quali service fare, ne facciamo sempre molti, dopo se c'è tempo, se ne avete voglia, vi posso anche elencare certo. un po' i vari service che abbiamo fatto e che faremo quest'anno. Il club più importante, il service più importante di questa mia annata è per la lotta all'autismo. Io sono un pediatra in pensione, ho fatto pediatra per più di 40 anni e dunque avevo piacere di fare un qualcosa che avesse a che fare con i bambini, con questo la pediatria. E l'autismo è purtroppo una problematica sempre attuale, importante, e dove ci sono in corso numerosissimi studi, dunque ci sono prospettive grandi di conoscenza, di miglioramento miglioramento della situazione in generale, fino anche oggi alla guarigione in alcuni casi. E per questo trattamento all'autismo, uno dei vari metodi che è il metodo ABA, che è un trattamento terapeutico innovativo, se vogliamo, rispetto a quelli classici, e che purtroppo costa molto, perché c'è necessità di un terapista ABA per ogni bambino che ha necessità di trattamento, e che dunque ha bisogno per essere eseguito di una raccolta fondi importante. A Viareggio ci sono già alcuni bambini, credo tre bambini affetti da autismo, che grazie alla solidarietà, all'aiuto di tanti viareggini, di tante associazioni della Versilia, sono sotto trattamento già. E io sono stato avvicinato dall'associazione Semplicemente Genitori, che è quella che ha preso un po' in mano la gestione di questa metodica terapeutica, e si sono avvicinati a me, e io ho pensato, visto che c'era un quarto bambino che aveva necessità di questo trattamento, le loro possibilità finanziarie erano ampiamente esaurite, ho pensato di tirar fuori una cifra abbastanza importante tramite questa festa della canzonetta e altre iniziative, per riuscire appunto a garantire a questo bambino questo trattamento. Complimenti. Complimenti, grazie. Veramente. Grazie. Complimenti veramente. Riguardo questa cosa dell'Associazione Semplicemente Genitori, l'amministrazione Mallegni uscente, di cui facevo parte, ha partecipato attivamente, sì, abbiamo infatti, dato la so sede che, so che la al sede, centro professionale so che la stelletta. Sede che stanno sì. usando in questo momento questi bambini, questi tre ragazzi che già sì, sì. usufruiscono di questa metodica, è stata data gratuitamente dal Comune di Pietrasanta. Sì. E questa è un'altra bella notizia che ci viene data. Siamo orgogliosi. Una domanda, il fenomeno dell'autismo sì. a che età si manifesta nei bambini? Dunque, diciamo che l'autismo non è una cosa così facilmente identificabile, nel senso che esistono vari mondo autistico, cioè i sintomi dell'autismo sono essenzialmente il non collegamento con la realtà, con quello che li circonda. Questi bambini non parlano, questi bambini non giocano, magari tirano solo giù la roba dal tavolino, o non mettono un dado sopra l'altro, ma li sbatacchiano e basta, e non guardano negli occhi, è difficile il contatto. Queste sono le caratteristiche essenziali, diciamo. Loro vivono in questo mondo, loro
senza grossi, senza contatti con quelli che li circonda praticamente, senza finalizzare il gioco, finalizzare anche all'affetto. È difficile anche prenderli in braccio, abbracciarli, perché spesso è difficile trovare la posizione giusta. Sono bambini che vivono così, al di fuori della realtà. Esistono varie forme di autismo, nel senso che esiste l'autismo primitivo, quello dove non si vede una causa precisa a monte, e lì ci sono tanti studi attualmente, sembra che ci sia in questi soggetti una carenza di neuroni specchio, che sono dei neuroni particolari, che sono quelli che che rendono facile la comunicazione, che fanno capire al volo se uno sta per ridere, se uno è una persona a pelle, che cosa sta pensando, quello che è accanto, no? E questo tipo di facilitano questa relazione interumana, e sembra che ci sia una carenza di questi neuroni. E ci sono anche altre terapie, anche altre probabili con cause, naturalmente. E forse anche fattori di tipo chimico, comunque è ancora tutto in fase di studio questa cosa, certo, qua. Certo. Poi esistono chiaramente anche tutti i vari casi di patologia secondaria, un'encefalite, un trauma cranico grosso, problemi fetali infettivi, problemi alla nascita. Chiaramente questi bambini che hanno un autismo secondario hanno anche problematiche associate importanti, tante volte talmente importanti che rendono anche difficile l'aiuto e difficile la possibilità di un miglioramento completo, diciamo totale, una tipo guarigione. C'è sempre un miglioramento, certo. Chiaramente se viene fatto un trattamento ad hoc, però ci sono risultati minori purtroppo. Certo. Invece nell'autismo primitivo, se il bambino viene trattato precocemente, viene trattato bene o con i metodi tradizionali che sono stati sempre utilizzati anche chiaramente a livello di ASL nostra, o con metodi anche nuovi come questo metodo ABA, e naturalmente possono arrivare a un miglioramento notevole fino ad arrivare a una situazione praticamente di guarigione. Magari saranno degli adulti un po' chiusi, un po' strani, parlano poco, però magari mettono su famiglia, hanno il loro lavoro, la loro moglie, i loro figli, fanno una vita normale pur mantenendo delle caratteristiche così un po' particolari. Certo. Sono infatti anche poi, certo, tanti casi, diciamo borderline, dove è anche difficile fare la diagnosi. In ogni caso la ricerca e quindi i finanziamenti per la ricerca sono indispensabili. Quindi sempre per la ricerca e poi anche per questi trattamenti che, esatto, che essendo ed molto... Ed è quello che il vostro club di Reggio Versilia Aosta, certo, sta facendo. Essendo molto cari, difficilmente possono essere realizzati, certo, a livello di ASL. Ora, torniamo a parlare invece dello spettacolo che vedremo il giorno 15, giovedì prossimo, al Teatro Politeama di Viareggio, della Canzonetta. Dunque, che cosa ha scelto la Burlamacco 81 per rallegrare e divertire il pubblico? Abbiamo scelto, lasciamo anche un po' di suspense, però abbiamo scelto anche dei... Intanto il sindaco del Ghingaro c'è? Certo che c'è, non potrebbe mancare Giorgio, grande Giorgio. Sì, Giorgio e le sue Bermuda ci saranno senza. Era impossibile non fare una cosa sul sindaco di Viareggio. Personaggio particolare, un personaggio eclettico anche, voglio dire, insomma, un personaggio particolarmente affascinante, almeno per me. Certo. E poi riproporremo alune scenette fatte, come la prima notte che feci con Rodolfo Martinelli, che è stata una cosa veramente, cioè rimasta nella storia. E la riproporremo, rivista e corretta, però il cliché è quello. E questa volta al posto di Rodolfo ci avrò Antonio Meccheri, va bene, Davide Nenisco al posto di Stefano Taddeoli, una cosa un po' diversa. Però insomma il zucco è quello, farete l'orologiaio famosissimo. Rivista e corretto. Rivista e corretto, te Claudia. Abbiamo cercato di fare nuove queste scene che fanno parte del passato storico della Burlamacco 81 e, certo, veramente...
allora, scenette importanti. Abbiamo citato il sindaco, io chiedo un ritocco alla regia, se è possibile vedere, prima di chiudere questo secondo blocco, c'è toccato Lucchese al peggio, non c'è mai fine, l'inizio della canzonetta, il filmato che inizia la canzonetta del 2016, appena Giorgio De Ghingore si era insediato. Ci ha messo del Ghingaro. Oddio, non ci voglio credere, è lui. Oddio. No, tutto meno che questo. Ma mi dici che scritta è quella lì? Viareggio, in te un sonnato e a Lucca voglio morire. Ladra terra. Dai, su, te la prendo, dai. Dai che si fa due passi sul molo, vieni via, su. Vieni, dai, su. Vieni via, su. Gli ultimi 7-8 viareggi rimasti, io in questa Viareggio Lucchese non ci posso stare. E soprattutto un mi tenè! Veramente non ci pensavo nemmeno. Anzi, se vuoi una mano, una spintina te la do volentieri. No, grazie. Faccio da me. Buono, eh? Tavernello. Primo un aperitivino, che bello. Oh ragazzi, che succede? Claudio, si è tirato di sotto. Ma che dici? Sì, ve lo dico io, laggiù, no, laggiù lo vedete. Oddio, Claudio, mio. Claudio, bevi piano, bevi, ecco, no, sì, no, bevi piano. No, così ti va a tre. Bevi piano, ragazzi. Bevi piano. Ecco, sì, però. Che fa lui là? Che fa lui là? Si è buttato. Ma no! Si è buttato, no. E che ci fa? No. Oddio, lo recupera, lo recupera. No, ce la fa. Non ce la fa, non ce la fa, ragazzi. No, no, ce la fa. Ce la fa, ce la fa. No, ce la fa, ce la fa. Affoghino tutte e due, affoghino tutte e due. No, no, ce la fa. Oddio, ce la fa. Oddio, l'ho recuperato. Oh, ormai si è asciutto, dai, una fa pallocorosa. Stavo per morire. Comunque, ascolta, sai che si fa? Quasi, quasi. Si va a mangiare un frittino misto alla barchina? Dai! Dai! Ci date un frittino misto, per favore! Possibilmente con due patate, mi raccomando, grazie! Ce l'abbiamo di crognoli! E per voi altri, viareggini, anco ghiozzi! Tenete! Grazie, grazie! E della fia! Siamo proprio nelle mani del Lucchese. Troppo bellina anche questo filmato qui. Allora ricordiamo, giovedì 15 febbraio a Teatro Politeama andrà in scena uno spettacolo organizzato dalla compagnia teatrale Burlamacco 81. Grazie, quest'anno è stato possibile, al supporto e al fatto che abbiano sposato questa vicenda il Lions Club di Viareggio Versilia Host. Nostro ospite stasera c'è il presidente per quest'anno, per tutto il 2018, 17-18 dei Lions Club, e Laura Santini che è la regista dello spettacolo che abbiamo detto va in scena giovedì. Facciamo una breve pausa e poi avremo ancora modo di vedere altri firmati della Burlamacco 81 e di parlare di questa straordinaria iniziativa e delle molte altre iniziative che il club di Viareggio Versilia porta avanti nei Lions. Linea alla regia. Eccoci di nuovo in studio, con noi il presidente del club Lions Viareggio Versilia Host, Nanni Fausto, un medico pediatra, oggi in pensione, detto, sì, vero? Esatto, che si è dato un grande affare per sposare questa iniziativa molto molto lodevole, che ha come scopo di regalare una serata di divertimento al pubblico che presenzierà al Teatro Politeama. Dall'altro è quello di raccogliere fondi per questo scopo incredibilmente interessante, che è quello di sostenere le terapie per i bambini autistici. Quali altre iniziative avete in mente come club quest'anno, Presidente? Ma dunque, abbiamo due service permanenti praticamente, cioè che tutti gli anni portiamo avanti. Uno è il portale Liberty, si chiama, cioè praticamente se uno su internet va a cercare Liberty Viareggio trova il nostro portale Lions
dove c'è tutte le fotografie, le spiegazioni di come sono venute fuori tutti i vari monumenti liberti più belli di Viareggio, e dunque chi l'ha fatto, l'ingegnere che l'ha costruito, le possibili bellezze di Galileo Chini o di altri che ci possono essere all'interno. E davanti a tutti questi edifici c'è anche un totem nel nostro club, con la fotografia dell'edificio, con scritte due righe sulla storia di questo edificio, e da lì si può, tramite il barcode, come si chiamano si riesce ad entrare dentro col cellulare, col telefono, si può entrare dentro il sito anche da lì, andare per un turista da uno agli altri totem, andare a vedere a Viareggio tutti i vari monumenti liberi più importanti, oppure appunto da internet si entra subito facilmente. E un altro invece service permanente è un service che è stato voluto fortemente dal nostro socio compianto avvocato Giovanni Parenti, ed è la cassa protetta per le donne malmenate, che portiamo avanti già da diversi anni, insomma. E quello sono service praticamente che ogni presidente si impegna a portare avanti. Poi facciamo tante cose, ad esempio quest'anno, se vuoi, c'ho un elenco di quello che abbiamo fatto, di quello che si deve fare, ce l'ho perché ce l'ha chiesto l'altra sera a una riunione il governatore Lyons della Toscana, perché gli vuol portare tutti questi resoconti di quello che si fanno nei vari club. A Roma, che ci sarà la visita del presidente Lyons mondiale, che quest'anno è un indiano, dunque voleva appunto questa di quello che abbiamo fatto e quello che stiamo per fare. Ad esempio, già a luglio c'è stato un campo giovani, dunque dei giovani di tutto il mondo che sono venuti a fare la via Francigena e sono stati un giorno al mare, e questo e noi siamo andati lì con loro a fargli compagnia, a offrirgli un pranzo. Questo campo giovani abbiamo fatto in collaborazione con l'Ice Club di Viareggio Riviera, che è l'altro club di Viareggio, e naturalmente c'erano bambini di tutte le nazioni, di moltissime nazioni. Bello perché abbiamo visto insieme una bambina, una ragazza israeliana, una ragazza turca, un'altra araba, dunque cose insomma che è difficile vedere. Poi abbiamo sponsorizzato un torneo di golf presso gli Alisei di Pietrasanta, il cui ricavato è andato alla Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della ricerca scientifica in campo oncologico, sponsorizzato questo insieme al Rotary Club di Viareggio. Poi abbiamo fatto anche delle gite culturali, abbiamo fatto una gita nel Viterbese per andare a vedere tutte le bellezze che ci sono tra Viterbo e vari laghi di Bolzano, vari laghi che sono intorno. La Bassa Maremma è straordinaria. Sono posti meravigliosi. Poi appunto i servizi permanenti di cui ho già parlato, della Casa Rifugio e del Portale Liberty. Abbiamo fatto una donazione alla GESCI, gruppo 3 di Viareggio, per la conservazione del presepe artistico ottocentesco del Cimitero della Misericordia. Abbiamo fatto un'altra gita a San Miniato, abbiamo fatto una visita guidata di San Miniato, abbiamo andati a visitare il Palazzo Strozzi, il Monstra del 500 a Firenze, e siamo stati a vedere il nuovo Museo dell'Opera del Duomo, perché organizziamo anche cose dove i nostri soci e amici che vengono volentieri, insomma, li organizziamo, li portiamo un po' a fare anche a vivere un po' di cultura. E poi naturalmente abbiamo fatto altre cose. Abbiamo fatto una raccolta fondi per la lotta al morbillo, e sul morbillo e sull'autismo ci sarebbe tanto cose da dire, perché non è vero che l'autismo porta al morbillo, che il morbillo porta all'autismo, assolutamente, comunque questo è una parentesi. Abbiamo fatto questo concorso del Posto della Pace, ho fatto la premiazione Scuola di Viareggio di Forte dei Marmi giusto pochi giorni fa. Abbiamo un service permanente ancora, un ambulatorio per gli indigenti alla Misericordia. Abbiamo un progetto Martina nelle scuole per insegnare la prevenzione del tumore del seno alle bambine. Abbiamo un altro nelle scuole, Interconnettiamoci ma con la testa, per insegnare ai ragazzi a usare bene internet, a usare bene questi strumenti. Quindi sono una serie di iniziative importanti. Service chiavi usati. Progetto fumo, sempre nelle scuole, il fumo fa male alla salute, riciclare l'ambiente. E poi organizziamo questa festa della canzonetta.
a ora il 18 ci sarà un altro torneo di golf agli Elisei di Pietrasanta, questo tutto nostro, al fine sempre di reperire i fondi per la lotta all'autismo e anche magari per un po' un aiuto al Dinamo Camp. E questa è la locandina, domenica 18 febbraio, Louisiana, un colpo all'autismo, diciamo di parole, bello. Sulla mazza, tanto per tornare certo. al discorso del golf. Certo. Sì, mi dica, ne riparliamo, sì, abbiamo ancora sempre un blocco, possiamo riparlarne sì, certo. anche più approfonditamente tardi. Allora, per quanto riguarda la musica, come vi siete organizzati? C'è musica in questo spettacolo? Sì, parecchia, diciamo, come è sempre accaduto. Abbiamo portato una scenetta cantata, che è quella del processo, che è molto attuale, anche se è di parecchi anni fa, è stata anche quella rivista e corretta. Ma è molto attuale perché si chiede un teatro comunale per Viareggio, per la città di Viareggio, perché è una cosa assurda che anche tante compagnie amatoriali come noi, che ognuno ha il nostro lavoro, però siamo un gruppo di amici che da 38 anni si mette insieme per fare questo spettacolo, per stare insieme, per divertirci, per far ridere divertendosi. E non c'è un teatro comunale che potremmo prendere a un prezzo accessibile. Dobbiamo andare al Politeama, lo Ienco ha chiuso. Eh sì, doveva essere pronto lo Ienco, invece purtroppo non se ne parla. Vabbè, per ora. Non se ne parla e perciò veramente è una cosa per le grandi compagnie. Non ci scordiamo che la Burlamacco 81 è stata come incassi la decima compagnia a livello nazionale. Per 3 o 4 anni siamo stati nel trimestre gennaio, febbraio, marzo la sesta compagnia in Italia per numero di biglietti staccati. Sì. Era stato un momento di grande trionfo. Perciò rispolverando il processo, questa scenetta, si richiede all'amministrazione comunale, a Giorgio del Ghingaro, anche un teatro comunale. Allora, a proposito di Giorgio del Ghingaro, stravolgiamo la scaletta dei filmati, alle volte ritornino era il titolo della canzonetta dell'anno passato, quella del 2017, quella del 2018 andrà in scena, come abbiamo detto, giovedì 15 febbraio. E allora vediamo l'apertura, l'ultimo blocco che avevamo messo in scaletta, vediamo l'apertura della canzonetta del 2017 con il rientro in scena politica del sindaco del Ghingaro. Un attimo soltanto. Fatemi passare, sono il sindaco, porca miseria, guarda lavori che devo vedere. Possibile, la bandiera di Burlamacco messa alla rovescia, ma vi sembra normale questo? Eh? Mi hanno fatto venire sangue alla testa a Burlamacco, poveraccio. E ci credo che piove, per forza piove. 4 corsi, il dispetto che ha fatto Burlamacco questo vi è. Guarda la mia moglie sprecona, guardala. Oh Maria, Maria, sono io, ma se il bimbo deve guardare nulla, levi gli occhiali con quel ghigostino, no? Io caio ragazzi, viareggini spreconi, acquarena ignoranza, guarda, neanche una bandiera sanno mette. Porca miseria, sono venuto di corsa, ho lasciato la macchina con le 4 frecce accese. Ho messo 5 centesimi nel parcheggio, non mi ha dato neanche il resto, capito? O quanto costa parcheggiare da queste parti lì? Eh? Mi garba il mio orologio, signore, l'ho visto, è già un popolino che lo guarda, lo sa. Venga via, glielo dico piano piano, mi vendete e mi paghi in punto di morte, ha capito? Io quasi quasi mi preparerei per andare via. Scusi, o signora... Me lo presterebbe 1 euro? Sì. Io caio. Ma sono tirchi anche Viareggini. Sono tirchi anche Viareggini. Me lo presta 1 euro, signora? No, me lo presta lei. Grazie, Guardi, è lucchese. Mi ha dato 50 centesimi. Qualche cosa ci farò. Comunque, che l'aria del caretto la benedica, oh signora, Allora, buon divertimento, vado a levare la macchina perché c'ha le 4 frecce, capito? 5 centesimi e non mi ha dato neanche il resto, un po' di vergognosi, ma ci penso io a mettere le cose a posto, eh?
E questo era l'ingresso del Ghingaro 2016, mi sono sbagliato io, il primo anno che del Ghingaro venne in città e la compagnia decise di aprire lo spettacolo con tanto di fascia tricolore da mettere addosso a me con la parrucca del Ghingaro, però gli somiglia del Ghingaro con la parrucca. Sei più alto. Sono più alto di del Ghingaro, però funziona bene. Come si è trovato a rapportarsi con la Buramacco 81, Presidente? Benissimo, benissimo, veramente sono stati... No, non c'è nessun problema, veramente si è deciso tutto insieme, tutte le cose, tutta l'organizzazione, le spese, non, assolutamente la prevendita, a proposito, è sempre in corso. La prevendita è sempre in corso, c'è ancora un centinaio di posti, speriamo di riuscire ad arrivare a tutto esaurito. Abbiamo una settimana, ancora una settimana, dunque dal mercoledì alla domenica dalle 16 alle 18.30 al Margherita c'è la prevendita. Dal mercoledì, allora ricordiamo bene, dal mercoledì alla domenica, dalle 16.30 in poi, dalle al 16 Gran Caffè Margherita, alle 18.30. Dalle 16 alle 18.30 c'è la prevendita, al Margherita. Al Margherita. Esatto. Fino al 15 compreso, fino alla sera. Esatto. Fino alle 18.30. In teatro. Allora, luce no, fino alla Margherita, il pomeriggio fino alle 18.30 siamo lì. E poi se in teatro c'è ancora qualche posto o c'è da ritirare dei biglietti, ci sarà qualcuno anche in teatro per questo, speriamo che i posti siano tutti esauriti a quel punto. Ce lo vogliamo di cuore, naturalmente. Ce la dovremmo fare. Allora, facciamo un breve stacco pubblicitario e poi andiamo all'ultima parte della nostra trasmissione dove rivedremo ancora un pezzetto storico della compagnia Buramacco 81. Abbiamo detto che questa puntata ha una doppia faccia, quella di pensare a risolvere i problemi delle persone che sono nate meno fortunate o che vivono situazioni di disagio, e l'altra è quella di regalare, visto i tempi che corrono, un sorriso a chiunque abbia voglia di trascorrere una serata diversa. Linea alla regia. Eccoci di nuovo in studio con il dottor Nanni Fausto, presidente del Lions Club Viareggio Versilia Oste, con Laura Santini, che è la regista della compagnia Buramacco 81, che ha confezionato uno spettacolo, lo ricordiamo, che andrà in scena il 15 di febbraio, di giovedì, al Teatro Politeama, intitolato Sorrisi di Carnevale, ovvero il meglio del meglio del meglio della compagnia Buramacco 81, con un inedito del Ghingaro che... in Bermude e non aggiungo altro perché avrete già capito dove andrà a cascare. Presidente, volevo tornare alla ragione per cui si fa questo spettacolo e la raccolta di fondi da destinare ad una importantissima iniziativa che era quella dell'autismo che mi diceva lei. Allora, pensate di fare una nuova cosa per l'autismo, un nuovo incontro? Noi penseremo di fare una conferenza tavola rotonda sull'autismo, penso il 15 di marzo al Palace, faremo questa conferenza tavola rotonda dove saranno invitate e saranno presenti anche qualcuno dell'associazione semplicemente genitori, dove ci sarà qualcuno dei terapisti dell'ABA, ci sarà qualcuno del Dynamo Camp, che è una cosa particolare, poi non so se la conoscete, che ha a che fare anche lì con bambini con problematiche varie, e dunque volevo dare una mano anche a loro, se ce la facevamo con i fondi, a dare una mano anche a loro, e poi ci sarà, penso, anche qualcuno che parlerà un po' dell'autismo dal punto di vista medico, forse ne parlerò un po' io o qualche altro collega, ora vediamo un momentino come organizzarlo, insomma cerchiamo di capire un po' bene cos'è l'autismo e le prospettive terapeutiche, queste nuove metodologie che hanno anche qualcuno che non è del tutto d'accordo, insomma diciamo che può esserci anche un po' di dibattito, dunque potrebbe essere una cosa piuttosto interessante. Certo. Chiaramente quando la facciamo saranno invitati anche i giornalisti e dunque se la cosa vi può interessare... Molto, molto, che... molto attenti a queste problematiche qui. E poi come ultima cosa dell'annata faremo praticamente una sponsorizzazione, diciamo, aiutando la stampa del catalogo e altre cose, una sponsorizzazione della mostra del pittore viareggino, il maestro Marco Dolfi, a Villa Argentina, dove saranno esposti numerosi ritratti eseguiti con varie tecniche pittoriche
i Viareggini e i Versiliesi per nascita o per adozione o per acquisizione, che hanno lasciato un'impronta importante nella storia della nostra realtà, insomma, certo. E che sarà una mostra piuttosto importante anche dal punto di vista didattico, poi per le scuole che potranno imparare a conoscere questi personaggi mai scomparsi, ma che tanto hanno dato. Certo. Allora, intanto l'ha confermato Claudio Morganti in piena forma, come sempre, caricatissimo in questa circostanza, perché io ho raccolto una sua confidenza e dice: mai come quest'anno ho ritrovato un ambiente ridanciano, gioioso, allegro e pieno d'affetto come da tempo non si verificava. È vero, sì, ci divertiamo veramente nella tranquillità. E poi anche sapendo di fare una cosa veramente importante, anzi io ringrazio ufficialmente a nome di tutta la compagnia Burla Macco 81, abbiamo qui il presidente. Naturalmente anche Silvia Bocca avrà la sua parte di soddisfazione per fare anche lei benefici nella zona di Pietrasanta, dove naturalmente più che altro... Noi lavoriamo, diciamo, come compagnia Burla Macco 81, lavoriamo questa serata ha due sfaccettature, quella della solidarietà enorme, ma anche quella del ci aiutate a mantenere una tradizione popolare importantissima. La Versilian Bocca, l'associazione di cui faccio parte, di cui è presidente appunto Antonio Meccheri, noi lavoriamo molto con i ragazzini delle scuole di Forte dei Marmi. E veramente ci sono dei ragazzi che sono alla fine del mondo, bravi ragazzi che li aiutiamo a mantenere questa, la nostra cultura, le nostre radici. Qui a Viareggio dovremmo cominciare, Massimo. Io lancio questa idea, cioè ad avvicinarci alle varie associazioni che fanno teatro, dove ci sono ragazzi più piccoli, viareggini, e fare un po' come si fa dalle nostre parti con la Versilian Bocca, cioè a cercare di attirarli, perché una tradizione, se perde il proseguo da padre in figlio, va a finire. Esatto, quello che io ho visto per esempio assistendo alle serate dello Sprocco a Pietrasanta, ma anche alle stesse serate che fa il Palio a Querceta, grande tradizione, grande partecipazione di tutte le persone con un unico scopo, quello di dare e regalare sorrisi e divertimenti. E a proposito di sorrisi e divertimenti, chiudiamo con questo, ancora ci abbiamo qualche minuto, rivediamoci uno spettacolo, uno sketch del 1995, allora vediamo se lo riconosci. La boutique del cane. Oddio, è morto il mio cane. C'ero così affezionata, non potevamo morire il mio marito. È compito di un altro, no? Di mariti. Ma che, di cani. Perché non fai la boutique del cane? Sai, alla stazione in via Cheroli ce l'hanno di tutte le razze. Ah, sì? Allora ci vado subito, non lo sapevo, la boutique del cane. Oddio, ma è morto un cane, me lo ricomprerò un altro. Certo, mi fidavo del mio Fido si fidava di me, oddio. Signora, stia tranquilla che per lei c'ho l'anima gemella. Domani vi presento pochi mesi di fidanzamento e poi fiori d'arancio. Pronto, agenzia matrimoniale. No, quante volte lo devo dire, signora, che la boutique del cane si è trasferita. Questa è un'agenzia matrimoniale. Oh, chi mi ha la boutique del cane, ora me ne compro uno. Se guarda che ciacchero, vai a trovare un marito se ti riesce a lei qui. Bell'amo si vuole. Venga, venga, signora, si accomodi. Oddio, o lei, ma è morto, non ce l'ho più. Mi permetta, ma com'è successo? E che vuole? Uni stava mai attenta alla strada. Non ho anche fischiato. Nulla, ho preso pieno proprio nel naso, sarà il tuo punto delicato. Strano, perché il punto più delicato è un pochino più giù. E il tuo era nel naso, che ne ha di? Duramente e resto lì secco come un befanino. Che stine da cani che ha fatto, ragazzi, eh. Si accomodi, signora, sia tranquilla, non si accasci. Le manca molto, vero? Ci credo, l'avevo sempre fra le gambe. Ce la fia che sta in tuffo. Quando lavavo piatti, quando cucinavo, bastava mi fermassi un minuto, mi saltava subito a fracchetta. Se poi mi vedeva bucorito, pigliava anche la rincorsa. Otta, altro che 144 con lei qui. Era lui che mi
mi svegliava, che mi portava le ciabatte, mandava a pigliare il giornale. Ma chi era, un maggiordomo? No, era un maremmano. Doveva essere di Grosseto, allora. Pensi, mi veniva dietro da tutte le parti, anche al comodo. Si metteva lì alla porta con quella lingua di fuori. Non ce la facevo neanche a farlo. Focoso e ardito. Io non credo che sia facile trovarne un altro uguale, signora, eh? Ma io ce l'abito, e anche... Non è facile, signora. E mi dica, quant'è che non c'è più? È già 3 giorni. E della stessa, è 3 giorni e gli manca di già. Ora a me mi ci vuole. Io son ce n'ho uno che mi scorinzola fra le gambe. Vado giù di morale. Ma ha qualche idea almeno, no? Sì, questa volta non va grosso, eh? Lo va bassotto con poco pelo. Che lo... Lo sa com'è. I peli... Lo sa. I peli voli, non li vorrei ingollare. Ma mi scusi, è proprio bassotto, non sarebbe meglio una taglia media? No, no, bassotto che strusci quasi la pancia in terra. Ho capito, tipo Lazzareschi. Ma dove glielo trovo uno così, signora? Qui ci vuole delle persone con dei grossi problemi di cavallo. Vabbè, pazienza. Non c'ho mica da portarla al maneggio, eh! E poi al limite gli metto una pancerina. Contenta lei? Ma è vaccinato! Contro l'AIDS? No, contro la rabbia! Oh, signora, è in tutti i tipini calmi, sempre che uno li faccia rabbia a lei, eh? E se sta rabbia, no, gli metterò la muserola. La muserola? Oh, signora, ma mi sembra matta, ma abbia pazienza, lo vuole bassotto, poco pelo, lingua corta, incrociato, la muserola e poi castrato. Ma per chi va preso? Per uno che vende cani, oh! Perché non c'è ma la boutique del cane che così è? No! La boutique del cane si è trasferita. Questa è un'agenzia matrimoniale. Un'agenzia matrimoniale? Sì! Posta! Posta! È un'agenzia matrimoniale. Agenzia matrimoniale. Posta! Allora dici che sto qui così, o bell'uomo? Non ci sarebbe un ganzettino per me? Un ganzo? Guardi che piccio, proprio quello che fa per lei. Ci sarebbe un tipino lucchese, alto, magrino, pelato e con un popolino di pancetta. Oh, lei, quello lì è Alessandro il Bonuccelli, lo conosco, non va davvero. Oh, signora... Oh, signora, lo sa che ci vuole per lei? No. Glielo dico io, uno tipo Bossi. E ho abbastanza fini, eh? Non mi riguardo mai. Divertentissimo fu questa serata. Allora, Presidente, siamo in chiusura della nostra trasmissione. Ricordiamo questo evento del 15 di febbraio al Teatro Politeama. Grazie al vostro intervento è stato possibile portarci la compagnia Burlamacco 81. E lo ricordiamo, questa serata avrà lo scopo di sostenere, lo ripetiamo, quale iniziativa con esattezza? Di aiutare semplicemente i genitori, che l'Associazione Via Regina, a mettere su un trattamento ABA per un altro bambino autistico, che altrimenti sarebbe rimasto fuori da questa possibilità. E ci sono possibilità di ripresa per questo bambino? Sì, sicuramente. Insomma, i bambini che seguono questo metodo hanno grosse possibilità di ripresa. Una mamma con cui ho parlato, che ha un bimbo di 9 anni e che mi ha raccontato un po' delle sue esperienze, mi ha detto che il suo figliolo fino a 8 anni non parlava, non diceva una parola, dopo un anno di metodo ABA ha parlato, ha cominciato a parlare. Dunque, insomma, vuol dire che funziona. Certo. Allora, e chiudiamo. Sì. Dunque, credo che sia una bella responsabilità per la compagnia Burlamacco 81. Sì. Quella, intanto, di regalare una serata davvero divertente, e su questo non ci sono dubbi, conoscendo i trascorsi della compagnia. L'altra, quella di poter sostenere, grazie a questa iniziativa, una causa talmente importante come quella che il Presidente ci ha appena illustrato. Sì. Siamo veramente orgogliosi, come ho già detto prima, ringraziando il presidente dell'associazione Lions Viareggio Versilia Ost, perché ci dà appunto questa possibilità. Grazie la a possibilità voi. Di fare una cosa che ci diverte, che mantiene le nostre tradizioni e soprattutto che aiuta chi è più sfortunato. E conosco anche l'associazione Semplicemente i Genitori, la conosco veramente bene, conosco la Monia. Voglio dire, sono veramente... Lavori nel disagio sociale? Quindi... Io anche quando ero assessore, io lavoro nel disagio sociale come salute mentale,
proprio di lavoro. Poi quando ero assessore nel comune di Pietrasanta abbiamo lavorato, penso bene, con appunto anche l'associazione per i bambini autistici, semplicemente genitori, e sono, cioè, ho seguito da vicino tutte le peripezie, abbiamo dato la sede, e veramente, ecco, trovarmi a fare una cosa così importante ti riempie di gioia, sì, ecco, siamo noi che dobbiamo ringraziarvi. Siamo tutti felici e contenti, perché l'obiettivo da raggiungere è nobile, anzi è più che nobile. Io e poi ci siamo riusciti, esatto, perché insomma, sì, esatto, sì. Le vendite siamo, vanno benissimo, siamo riusciti. Io ringrazio molto il presidente del Club Lions di Viareggio Versilia Host, Nanni Fausto, ringrazio molto Laura Santini, che è la regista della compagnia teatrale Burramacco 81, e vi do l'appuntamento al Teatro Politeama giovedì 15 febbraio alle 21.30 per una serata distensiva, rilassante, ma soprattutto molto molto divertente. Grazie, grazie ai nostri ospiti, grazie a voi, ciao, che ci avete seguito da casa, grazie, e buon proseguimento, ciao, di serata. Arrivederci. Ciao.